12 maggio 2016 accanto a noi. La storia, ragazzi. Felice Pulici, Felix. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per questa opportunità. No, grazie a te, perché l'opportunità la concedi te a noi. Per me oggi è una giornata straordinaria, doppia, tra l'altro per da festeggiare, perché come tutti sanno, oltre ai 42 anni della vittoria dello scudetto 12 maggio 74, in questa giornata, il 12 maggio del 74, nasceva Gabriele, quindi auguri Gabriele. auguroni, tanto che tu scappasti, non partecipasti neanche alla festa poi. Infatti mi manca questo. L'hai rivissuta poi due anni fa già con Di Padre in Figlio, no? Però, no, ma Di Padre in Figlio è stato veramente un momento storico, straordinario. Spero che anche il prossimo evento del 23 sarà comunque all'altezza della situazione, ne sono certo, perché è comunque un momento di presenza, di ritrovo, di complicità, di amore, di passione unica, di appartenenza ai colori biancocelesti come deve essere per i laziali. Io mi sono permesso di dire una cosa stamattina, Felice, che questo 23 maggio, come adesso ogni anno, questo Di Padre in Figlio può diventare l'appuntamento di sempre per i tifosi laziali, addirittura col campo vuoto e voi sugli spalti con noi, perché è un atto d'amore, oramai è un atto d'amore, punto. È il giorno dei laziali. È partita con un giorno preciso, però ha raccolto tutti i momenti importanti e straordinari della Lazio. Quest'anno poi sarà meno 9, lo scudetto successivo, no, quello con Cragnotti, ma tutti gli appartenenti ai colori biancocelesti, tutti appartenenti di fede laziale, dove sono stati abili e capaci, dai più anziani ai più giovani, di tramandare proprio questa volontà, questo modo di essere, perché essere laziali è un modo di essere diverso. Respiri un'aria diversa rispetto a due anni fa, Felice, nella stessa giornata, diciamo. Ma in questo momento credo che siamo più o meno nello stesso periodo, perché non si è modificato molto. Al di là di un intermezzo della passata stagione, quando tornando da Napoli tutti i tifosi sono riversati a Formello per aspettare la squadra che stava rientrando per il risultato straordinario ottenuto, voglio dire, non è stato di nessun tipo di insegnamento alla proprietà, che comunque deve capire una cosa: al di là dell'allenatore che deve cercare, al di là del calciomercato che deve comunque valutare, quindi al di là degli obiettivi che vuole raggiungere, è una prima cosa che deve fare, che non fa e si vedono delle grosse difficoltà: recuperare il proprio tifoso, il rapporto con la tifoseria, che è la prima cosa che deve essere fatta. Io credo, ripeto ancora quello che ho sempre detto: una Lazio che non ha i propri tifosi accanto è una società destinata al fallimento. È vero, Felice. Io credo che questa società, per quanto mi riguarda, non abbia più la benché minima possibilità di recuperare questo rapporto. Felice, troppe opportunità oggi abbiamo concesso, quindi è difficile, sembra che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Io non accetterei neanche una perché sembra una presa in giro da parte della società ora voler recuperare il rapporto, no, proprio perché si vede al lumicino. E allora no, non va bene. Io dico una cosa, dimmi se sbaglio, Felice, in questo tu sai che a me del risultato del campo non interessa nulla, perché la Lotitese non è la mia Lazio in questo momento, quindi vince, perde, non mi interessa, quindi l'allenatore che sarà, non mi interessa se sarà Inzaghi, se sarà Sampaoli, chi sarà, non mi interessa. Poi ne parleremo, perché è una trasmissione che parla di calcio, di Lazio, quindi, ma non con l'enfasi che potrebbe contraddistinguere un momento felice da laziali, no, sappiamo, è così e ci accontentiamo di quello che è. Però il tifoso che invece è in contestazione per i risultati che sta ottenendo questa società, quindi facciamo il distinguo, no? Mi metto per un attimo nei panni del tifoso che contesta solo per i risultati, quindi si dimentica le offese, le accuse e tutto quanto. Dovrebbe, ora che lui sono usciti di nuovi titoloni l'altro giorno, no? Cambio epocale, cambio la società, cambio la squadra, cambio tutto, quindi sembra che voglia fare chissà cosa. Dovrebbe ora il tifoso, Felice, chiedere questo: se è vero che c'è questo cambio epocale, anzitutto, lei mi tiene Biglia, Candreva, Keita, i migliori di questa squadra, va da loro e li ricontratta, gli fa vedere il progetto, quindi io vi alzo l'ingaggio perché questa sarà la nuova Lazio, guardate. Poi prendo l'allenatore vero, il Mazzarri della situazione, dico un nome, per dire quello che costa 2,6-3 milioni, ma viene qua, è l'allenatore vero, e poi dico, vi faccio questo perché io adesso vado su, non aspetto, le vostre cessioni non ci sono più, io faccio un aumento di capitale e accanto a Biglia, a Candreva, a De Vrij, a Keita, a quelli che ci sono, i più bravi, io vado a prendere il
terzino sinistro che mi manca da quando è partito Kolarov, il difensore centrale da affiancare a De Vrij, il centrocampista e l'attaccante, che non può essere Pazzini, non giochiamo, l'attaccante vero che dovrà sostituirmi Klose, l'untelar della situazione, con un aumento di capitale mio, io Claudio Lotito metto 50-60 milioni sul piatto, poi ci saranno i soldi, vengono dalle TV, in più avremo anche quelli, ma io, quella è la dimostrazione che c'è un vero cambio di passo, Felice. Sì, se non c'è quello, stiamo a giocare. Di che cosa hai parlato fino adesso? No, dico, quindi è così, sta prendendo in giro di nuovo. Quando io cambio epocale, cosa, che? Sì, ma di che cosa hai parlato fino adesso? Di un cambio epocale con attraverso una campagna acquisti. Le cessioni. No, una campagna acquisti, no, che un aumento discorso di capitale, eccetera, eccetera. Quindi di cose importanti e fondamentali. Dovrebbe essere questo, Felice, no? Il calcio ha una prerogativa. Ogni anno può cambiare totalmente la sua struttura. Certo. E questo è così semplice, no, da rimettere in gioco comunque tutto un momento, tutta una situazione, perché non può avere un momento negativo, una continuità nel tempo, perché tu puoi recuperare ogni anno. Certo. Ma il tifoso quando lo recuperi? Il tifoso quando lo porti a casa tua? Con i risultati, se vuoi, no? E l'anno scorso alcuni erano tornati. Oggi, Felice, l'anno scorso è diverso. Infatti abbiamo detto che ormai il discorso, secondo me, non lo recuperi più. Tu dici che non ci sarà chi magari a fronte di 3, 4, 5 vittorie consecutive quest'anno, secondo me, torna allo stadio. È un rapporto che non si recupera più. È finita. Quante volte gli è stato detto di fare un passo o 50 passi indietro, mettere un referente, un soggetto che sia comunque ben accettato anche dalla tifoseria, eccetera, che gestiva la parte tecnica, la parte sportiva e non la parte amministrativa? Quante volte gli è stato detto vedi di trovare l'opportunità di aprire i tuoi tifosi in determinato modo, eccetera, per avere un minimo di tentativo per recuperare l'essenza di una società sportiva, che è quella della partecipazione del tifoso a quelle che sono le imprese, che la società e gli obiettivi, certo, che vuol raggiungere. Non è mai stato fatto, credo che sia molto difficile che possa recuperare questo. Ho da porti una domanda importante, Felice, concedimi solo 2 minuti. Felice, volevo chiederti, tu sei anche un bravissimo e grandissimo avvocato, tanto che nell'epoca craniottiana svolgesti anche questo, svolti tanti lati. A conoscenza maggiormente delle questioni in ambito disciplinare, quindi questo mi dava l'opportunità comunque anche di esprimermi anche sotto quel profilo in maniera così positiva, ma avevo anche degli avvocati vicino che comunque mi hanno sempre insegnato molte cose sotto questo aspetto. Io volevo chiederti proprio quindi una cosa. Ugo Longo è stato uno dei più importanti. Uno dei principi del forum, ragazzi. Del forum. Il forum è un'altra cosa. Sì. Una cosa, magari tu ne sai più di me, sicuramente ne sai più di me. Qualche giorno fa era uscita fuori la notizia che la Lazio stesse trattando con uno sponsor, no? Quindi è come se tutti i giorni parliamo di calciomercato. La Lazio sta trattando San Paoli. Ora, dire oggi che la Lazio ha avuto a cena, sono andati a cena con San Paoli, si rischia l'aggiotaggio? Ma rientra in una situazione di normalità assoluta, quindi voglio dire non c'è nessun tipo di problema. D'altronde era uscita quella notizia, allora che tipo di aggiotaggio? Non c'entra nulla l'aggiotaggio, qui era una notizia che comunque avevano riportato dai giornali ed era stata ripresa un po' da tutti. Se no non dovremmo parlare neanche di mercato, no? Quindi non di riesco allenatori. Non riesco a capire anche quali sono le paure che soffre questo personaggio, ti dico la verità. Ma non mi soffermerei su queste cose che sono all'ordine del giorno, insomma. No, perché anche in quei comunicati lui dimostra ancora una volta, tu dicevi di tentare, no? Un rapporto che non c'è più. Anche lì parla di repressione e punizioni, Felice. Anche nel tuo comunicato dove l'altro giorno la società gli fa gli auguri di buon compleanno e lui gli risponde e dice grazie degli auguri. Sì, è quello che se la dice, se la suona, com'è? Se la canta e se la suona. Alla Scarcelli, no. No, è quello. Felice, gettando un occhio invece a quello che è il campionato italiano, e ti lascio poi andare. Secondo te, pensa che la Juventus, ricordavo poc'anzi, la Juventus nel 2006 venne retrocessa in Serie B, fu depredata di tutti i suoi campioni. La Lazio era ancora in Serie A. Alcuni, poi ha ricostruito tutta una situazione, non solo, ma tu guarda anche il campionato che ha fatto quest'anno, una partenza paurosa, no, dove disastrosa, praticamente quasi aveva comunque
penalizzato abbondantemente quello che poteva essere l'esito di questo campionato. Invece, rispetto anche ad altri anni, è finita con, è stata epica con tre partite, con tre partite di anticipo. È vero. Forse è stato per loro il più bello tra i cinque conquistati, no? Proprio però perché c'è tutto un rapporto modo diverso. C'è una società che ha un'impostazione diversa, c'è una società che ha anche una tifoseria. Non dimenticatela mai la tifoseria, ragazzi. La tifoseria è il riferimento più importante di un club. È il fulcro. Ma la Juventus, ti dicevo Felice, noi nel 2006 eravamo in Serie A. Lo dico, sì, comunque sì. Rilevo la Lazio in Serie A. Oggi la Juventus, è un dato di oggi, è la nona squadra al mondo, sì, per merchandising di magliette. Perché è riuscita attraverso i risultati a convincere in dieci anni, i soggetti che la seguono, cioè i propri tifosi. In quante volte la Juventus in questi anni, due o tre volte, ha rifatto un aumento di capitale? Comunque ha parato i soldi. Ma, che a parte l'aumento di capitale, ha tenuto i migliori. Rientra in un concetto di programmazione che ovviamente può essere comunque importante, certo, e indispensabile, ma anche sotto quel profilo c'è anche una valutazione anche da fare, cioè il discorso amministrativo dello stesso club, che ha preferito così una gestione dualistica, quindi sono due persone che praticamente risolvono tutto il problema, e poi dovendo convocare un'assemblea comunque annualmente, ma a giochi fatti, ecco che i soci che praticamente coloro che sono in possesso del 30% delle azioni, molto frazionato, possono partecipare, ma solo per dire, certo, come sta lo Tito, come vanno le cose, a casa, come stanno tutti bene, eccetera eccetera. Chiediamo quando hanno risolto già tutto. Chiediamo con l'ultima sulla Lazio. E questo non si verifica la Juve, che è una SPA che ha scelto un altro tipo di gestione dove il socio è sempre presente e può alzare la mano ogni qualvolta c'è un'assemblea e ogni qualvolta è nella condizione di poter esprimere il proprio pensiero. Bravo. L'ultima e ti lascio, caro. Tornando alle quisquilie, perché vi ho detto possono non interessare, perché poi non è un cambio epocale vero, ma tra Inzaghi e Sampaoli tu per chi saresti più propenso? Guarda, Inzaghi ha dimostrato di intanto una capacità di mantenere un'appartenenza col club in maniera stupenda, perché comunque ha accettato tutte quelle che sono state le volontà del presidente pur di rimanere nell'ambito laziale. Certo. L'hanno messo adesso a capo come responsabile della squadra in queste ultime partite, ha fatto bene, però non è tanto il fatto dei risultati ottenuti, perché comunque il campionato era ormai compromesso, no? Ora io credo che questo comportamento che ha avuto il club di ma sono state partite vere queste, no, di Inzaghi? No, dice, ma, anzitutto mi limito così a valutare, okay, ormai okay, era compromesso ormai, okay, okay, il percorso, il cammino, ha fatto una sua esperienza, quindi sono in grado di poter valutare se può avere una continuità di permanenza come responsabile della struttura, affiancandogli magari anche qualche dirigente che sia comunque capace di togliergli un po' di qualche gatta da pelare qualche volta. E questo potrebbe essere anche un'idea, ma nel momento in cui no, ancora non è finito il campionato, ancora devi decidere ancora effettivamente quello che sarà il prossimo allenatore dell'anno, del prossimo anno, e tu hai un colloquio con un probabile e possibile è una mancanza di rispetto quantomeno. Bravissimo, ecco, ed è sotto questo profilo che vedo proprio una carenza di incapacità, no, di gestire i rapporti sotto il profilo umano, che non si sono mai verificati. Infatti poi diranno che era uno specchietto per le allodole, che magari poi sarà un problema suo, perché la proprietà è la sua, e gestendolo in questo modo, per carità, non voglio insegnare niente a nessuno, ma forse qualche problema o qualche difficoltà comunque potrebbe incontrarla nei rapporti. Felice, io ti ringrazio ancora, auguri al tuo Gabriele, al nostro Gabriele. Io ero auguri a tutti i laziali. Era il matrimonio di Gabriele, no? Quando abbiamo fatto Michela. Il video di notte di Michela, perdonami, di Michela. Quindi non di Gabriele. C'era già Gabriele, no? Certo, no, pensavo fosse il matrimonio c'era di Gabriele. C'era Raffaella pure anche, no? No, pensavo fosse c'era il suo. C'era Paolo, no? E c'ero io. Non ricordavo il c'era matrimonio tutto di Michela. Il parentato, c'erano amici.
Per me è stato un onore quella sera. Ed è stata una bellissima serata. Alle due mi hai sparato per zittarmi. No, lo so, ma avevi fame, non avevi mangiato, vedevi. Non mi hai fatto mangiare, ma hai detto suona, canta, suona e canta. Scusa, mi hai lasciato a pane e acqua. Ma scusa, io sono felicissimo di averti incontrato allora e di averti dato questa possibilità. E noi siamo stati molto soddisfatti del tuo operato. L'onore è stato il mio, perché ero a casa della storia, ragazzi. Bonjour. Felice Pulici, il 23 maggio a difendere i pali della porta laziale allo Stadio Olimpico. Grazie Felix.